Io ho la sclerosi multipla. Lo sai cosa vuol dire? Ci sono anche dei momenti, no? A volte tanti, a volte meno, ma non mi fermano, non mi tolgono il desiderio di vivere. A quanti anni hai avuto la diagnosi di sclerosi multipla, Lucia? Questa storia è iniziata 30 anni fa. Un giorno ebbi problemi alla vista mentre stavo suonando. Vedevo male lo spartito, come se da un lato ci fosse una striscia d'acqua. Ma poi passò. I primi problemi seri li ho avuti l'anno dopo. Cominciai a barcollare quando camminavo e anche a cadere qualche volta. Da lì sono passata da un neurologo all'altro e alla fine, nel 1994, ecco la mia diagnosi per sempre. Sclerosi multipla primariamente progressiva. E nessuna cura possibile, perché è una delle forme più gravi. È stato un bel colpo basso, perché prima potevo fare tutto ciò che volevo e lo facevo. Non mi sono mai risparmiata. Oggi ti risparmi, Lucia? No, di certo. In fondo ci sento ancora bene e riesco ancora a parlare, il che è bello, perché è una lingua molto sincera. E ringrazio la sclerosi multipla che me l'ha lasciato così. A me piace parlare. Mi piace anche ascoltare gli altri, soprattutto le persone come me che si raccontano. Ma vedo che non è facile per nessuno. Forse perché abbiamo paura dell'incomprensione degli altri o delle loro critiche. So che... Mi dispiace doverlo dire, ma è per far capire la tua vita. So che dal collo in giù non muovi neppure un dito. E quindi ti chiedo, c'è qualcosa che ti manca nella tua vita rispetto a prima? Tutto e niente, perché non ci penso mai. Anche così ho vissuto momenti molto intensi e felici. Sono andata persino in Marocco in aereo con la mia Khadija, la mia assistente H24, un viaggio, anzi due viaggi, molto faticosi, come la permanenza lì, ma lo rifarei anche domani. Posso chiederti, Lucia, se ci sono delle situazioni che ti mettono più a disagio di altre? No, non ci sono, ma voglio rispondere al contrario in positivo. Mi trovo sempre molto bene con i bambini. Perché non sono mai intimiditi da me o dalla mia sedia a rotelle. Mi fanno domande naturali per loro, dettate da una curiosità senza pregiudizi. Perché sei seduta lì? Che cosa hai fatto alle gambe? Perché non puoi più camminare? Sfido un qualsiasi adulto a parlare con una persona nelle mie condizioni in modo altrettanto spontaneo e diretto. È sempre bello stare con loro. Sarà forse perché sono alla mia altezza fin dal primo momento. Il nostro incontro è subito alla pari. E i più piccoli hanno sempre voglia di giocare con la mia sedia a rotelle. E quando vengono a trovarmi, mi scarrozzano, anzi, mi scarrozzinano per tutta la casa. Sei una grande, Lucia, sei una grande. Vogliamo un mondo di bene se qui con noi. Protagonista dell'AISM. Com'è stata questa tua esperienza? Sì, sono stata presidente per 6 anni. Mi sono divertita davvero, perché ho potuto fare tutto quello che pensavo giusto per le persone come me. Riuscire a realizzare i miei obiettivi è davvero un divertimento. Ce la metti tutta e ti vengono le ansie perché non sai ancora come andrà a finire. Eppure, se non lo avessi fatto, sono sicura che oggi avrei dei rimpianti. Tu sei stata in AISM 12 anni.
aiutando anche all'interno del consiglio direttivo senza avere la carica di presidente. Lo rifaresti? Sì, certo che sì. È importante essere di esempio, mostrare agli altri che è possibile dare un contributo personale, anche piccolo, e in qualunque condizione ci troviamo, perché ciò significa partecipazione diretta alla costruzione del proprio futuro e può dare a tutti un senso profondo di sentirsi vivi. Penso che spronare gli altri all'impegno sia un dovere, soprattutto per chi ha delle responsabilità in associazione. Io provo a vivere la mia sclerosi multipla fuori dal guscio, con la caparbietà di non mollare mai, e vorrei riuscire a stimolare gli altri a fare altrettanto. Grazie Lucia per esserti raccontata in questa serata. Torniamo.